Mamma, salutami, dammi un bel bacio. La mia bambina è sempre bella. Sì, sono sempre la bambina. Senti me, buttami un bel bacio come sa fare te. Un bel bacio come sa fare te. Emilia, 99 anni compiuti, parla attraverso il vetro con la figlia Cristina. Da quando è scoppiata la pandemia da coronavirus, gli ospiti della casa di riposo Santa Maria della Pietà, come quelli delle altre RSA, non hanno potuto abbracciare i propri cari. Troppo alto il rischio contagio in una struttura che ospita anziani e persone fragili. Accanto vediamo Tina parlare con il figlio Giancarlo. Siamo nel piazzale della casa di riposo. Grazie alle vetrate del refettorio, i due si possono vedere e possono dialogare con il telefono. In questi giorni che ci separano al Natale, la direzione della RSA ha dato la possibilità ai parenti di poter vedere i propri cari. È da febbraio-marzo che siamo chiusi praticamente alle visite ai parenti, quindi fin dall'inizio si è sempre mantenuto un contatto stretto con le famiglie, gli ospiti e le famiglie attraverso le videochiamate, e ora dall'8 di dicembre abbiamo riaperto le visite attraverso il vetro, come avete visto prima. Ci sono queste belle vetrate nella struttura che ci permettono di fare le visite in presenza, ma senza nessun pericolo, perché c'è un vetro che difende i nonni e i parenti. E per rendere ancora più bello il giorno di Natale, la RSA e la parrocchia hanno pensato di sistemare nella Chiesa della Pietà una scatola nella quale chi vuole può mettere un biglietto di auguri indirizzato ai nonni della vicina casa di riposo. Questa iniziativa poi la proponiamo in modo particolare anche ai ragazzi del catechismo, per cui la settimana prossima li incontriamo e riempiranno sicuramente questa bella cassetta per portare ai nostri nonni la nostra vicinanza. Buon Natale dunque a tutti gli ospiti delle RSA e a tutte le persone ricoverate in questi giorni di festa. Vorrei farvi tanti auguri già che sono alla televisione. Il Natale che ci porti a tutti col grande dono della pace che tutti abbiamo bisogno.